Da questo ne derivò che gli stati sono travolti, rovinati, banditi insieme ai saggi, quelli veri, e ai popoli, dal de immenso et innumerabilibus. Allora questa è la risposta di tutti i giornalacci d'accatto, lo dico con chiarezza, che per farsi pubblicità ogni 17 febbraio tirano fuori qualche fandonia e fanno anche convegni in alternativa al nostro dove invitano preti e pretazzi. Allora, in un contesto storico come quello attuale, dove il senso della ragionevolezza sembrerebbe smarrito nella ripresa del fideismo religioso, che si fa anche terrorismo, nel mentre spettri nazifascisti avanzano, noi bruniani, nell'anniversario del martirio di Giordano Bruno, vogliamo rimettere più che mai al centro la laicità, il valore supremo della nostra Carta Costituzionale Repubblicana, che quest'anno compie 70 anni. Un bel applauso a questo glorioso compleanno, una carta che noi ci siamo trovati a difendere contro le manomissioni che periodicamente vengono fatte da scriteriati personaggi che circolano nella politica. Pascolano! Niente più prezioso della laicità, perché le garanzie di convivenza civile non vengono da supposte rivelazioni, ma dal patto laico di cittadinanza, a tutela della dignità di ciascuno e nel diritto di ciascuno ad essere l'esclusivo proprietario della sua vita, sempre e ovunque, come sancisce la nostra Costituzione, che vincola lo Stato repubblicano a rimuovere gli ostacoli che impediscono autonomia e autodeterminazione individuale. Senza laicità, teniamolo bene a mente, non c'è democrazia, non c'è libertà, non c'è giustizia, ma solo sopruso. Ben lo sapeva Giordano Bruno, che ha avuto il coraggio di alzare la testa per proclamare il diritto dovere a liberarsi da dogmi e padroni. Ecco, la laicità è questo. Non è solo, e già è tanto se riuscissimo ad ottenerla, abrogando anche la vergogna del concordato, quindi che ci costa oltretutto, e noi stiamo lanciando una campagna a livello internazionale perché facciamo parte, come Associazione Nazionale del Libero Pensiero Giordano Bruno, dell'Associazione Internazionale dei Liberi Pensatori, e abbiamo ottenuto di essere ente consultivo all'ONU, quindi mi sembra una battaglia importante. Recentemente abbiamo fatto un convegno a Metz proprio sulla necessità di abrogare i concordati, quindi chi dice che va rivisto eccetera, il concordato può essere abrogato perché non è costituzionalizzato, come si continua a dire, perché altrimenti saremmo uno Stato confessionale. È menzionato, ci sono varie sentenze della Corte Costituzionale. Ma ecco, dicevamo, quindi questo senso della laicità come liberazione dai soprusi, come liberazione dai dogmi, come liberazione dalla dipendenza economica, quindi ecco, né dogmi né padroni, che è il motto internazionale dei liberi pensatori. Quindi la laicità è essenza e motore della democrazia. Per concretizzare l'uguaglianza nei diritti umani, per produrre benessere sociale, rispetto reciproco, per uscire, diceva Bruno, dalla caverna della sottomissione individuale e sociale,
sperimentando, e siamo chiamati a farlo, il coraggio della libertà, perché ci vuole coraggio. Su queste basi dell'etica laica si costruisce e si compone la consapevolezza dell'appartenenza democratica, dove ogni esistenza è libera nella reciprocità delle libertà. In tutto questo, la filosofia di Giordano Bruno continua ad essere un inno all'emancipazione laica, contro chi vorrebbe un mondo già tutto descritto e prescritto, per un'umanità che docilmente, scriveva Bruno, ascoltate, si fa guidare con la lanterna della fede, cattivando, cioè imprigionando, l'intelletto a colui che gli monta sopra e a sua bella posta la drizza e guida. Capite perché ce l'hanno assassinato? Bruno ripeteva sempre e aveva un seguito di studenti straordinario, creando invidie agli accademici, accademico di nulla accademia. Noi di proposito nelle locandine non mettiamo mai i titoli, fai vedere chi sei e quel che vali. Allora, diceva Bruno, è stoltissimo credere per abitudine, è assurdo prendere per buona una tesi perché un gran numero di persone la giudica vera. Oggi abbiamo i monopoli mediatici, no? Dove ripetono delle cose anche assurde e cretine, però anzi poi adesso ci regalano tutti il paese di Bengodi, era più serio Pinocchio. Allora, che almeno quando diceva le bugie, insomma, aveva uno strumento riconoscibile. Allora, Bruno denuncia il conformismo, l'omologazione, il servilismo, e lo fa in una straordinaria coerenza tra filosofia e vita, perché è facile dire e poi fare tutt'altro. Giordano Bruno ci insegna a guardare un mondo dove ognuno è aperto alle infinite possibilità di pensare, conoscere, agire, esistere, scoprendo la forza e la gioia di questa ricerca conoscitiva ed etica. Bruno, come mai nessuno prima, svela l'inganno dei cantori e direi anche dei coefori, degli accompagnatori del fideismo, che, scriveva, guidano all'aldilà e sanciscono il mio e il tuo nell'aldiquà. Bruno spezza le cappe confessionaliste per rimettere al centro, attenzione, la materia, vita, corpo, natura, perché la natura è fisicità e quindi ciò che è fisico io lo posso controllare, determinare. Non esiste l'idea di uomo, l'idea di donna, le supposizioni, perché queste supposizioni sono le gabbie che costringono a incanalarsi in un gruppo. Prima l'individuo, nella nostra Costituzione questo è centrale. Al principio del creazionismo sostituisce quindi la natura, che vi ho detto, materia madre, autosufficiente, quindi spazza via il creazionismo, al finalismo della supposta anima. Quante supposizioni, ma tutte queste supposte non gli faranno male. Allora, della supposta anima sostituisce la fisicità della mente-corpo, funzione biologica, contro le morali dei cosiddetti libri sacri, rivendica leggi umane giuste e progressiste, alla politica del potere di alcuni contrappone una società di liberi uguali per vivere in pace e serenità, in civile e pacifica convivenza, scrive, dove la quiete della vita sia fortificata e posta in alto, dove non si deve temer d'altro che d'essere spogliato dell'umana perfezione e giustizia, che quindi è costruzione umana, ovvero di
che cosa? Della dignità, questa parola chiave della nostra Costituzione, dei diritti umani che garantiscono l'emancipazione individuale e sociale, che come aveva ben capito il Nolano, che rivendicava le sue radici italiane e della sua napoletanità in maniera straordinaria, e si firmava così, e diceva Bruno: esiste soltanto questa dignità, questa emancipazione individuale e sociale, se è tutelata dal patto sociale, patto costituzionale lo chiamiamo oggi, quello che sta sopra la testa di tutti e vincola ciascuno a rispettarlo e ad applicarlo. Noi vogliamo che la Costituzione sia applicata e non manomessa. Allora Bruno è maestro di laicità, affermando la cultura dell'emancipazione e dell'eguaglianza contro il familismo, la prepotenza, il collaborazionismo dei servi del potere, i pedanti, come li chiamava. Bruno è maestro di laicità perché vuole appunto leggi umane, leggi dove l'individualità di ciascuno venga salvaguardata dall'ingerenza dell'altro, da chi si fa chiesa e pensa che la sua libertà per supposte rivelazioni sia superiore alla libertà degli altri. No, non è così. Nessuno in democrazia è superiore. La Costituzione è il vincolo e quindi nemmeno chi si mette una mitra sulla testa. Poi c'è anche chi si mette proprio il mitra. Allora, bisogna avere la certezza del diritto e costruire le condizioni del diritto al fine di ricomporre quell'umanità umana, civile e sociale da realizzare nella costruzione di repubbliche, scrive Bruno, fondata sulla partecipazione e il lavoro di tutti, contro le rendite parassitarie e lo sfruttamento, liberandosi da quanti, scriveva, dissipano, squartano e divorano. Sono i passi attualissimi dei suoi scritti straordinari, dove Bruno chiama alla passione politica, al coraggio della politica, per far sì che ai governanti, scrive, non gli sia oltre lecito d'occupare con rapina e violenta usurpazione quello che ha comune utilità. Questi signori devono farsi da parte. Bruno chiama a liberarci dalle lobby di potere, dove l'orgia del potere porta a far sì, scrive il nostro grande filosofo, quel che era liberale diviene avaro, quel che era mite è fatto insolente, da umile lo vedi superbo, da donator del suo è rubator e usurpator dell'altrui, da buono è ipocrita, da sincero maligno, pronto ad ogni sorta di ignoranza e ribalderia, che non può essere peggiore. Allora ecco che il tessuto dell'appartenenza nella cittadinanza è bene comune, come aveva scritto Bruno, chiamando ognuno, ascoltate, a investire tutte le facoltà e tutte le forze fisiche, biologiche, naturali che abbiamo ottenuto dalla natura per operare bene e mettere a frutto il numero dei talenti di ciascuno. E qui la scuola ha un ruolo importante, e la scuola è pubblica, statale. Basta con i finanziamenti alle scuole private, che adesso hanno chiamato anche paritarie, e dove abbiamo una controriforma che sfacciatamente chiamano buona scuola. E proprio sulla questione dei diritti sociali e dei beni comuni passa ancora oggi la riaffermazione, lo dicevo prima, della dignità di ciascuno di noi contro l'arroganza di un liberismo selvaggio
che assicura la ricchezza a pochi e a tutti gli altri la certezza di una vita sempre più precaria, e vogliono essere anche ringraziati per questo. I nostri giovani praticamente lavorano gratis. Fra un po' non lavoreranno più. Ecco allora la necessità di affermare con forza il principio dell'uguaglianza, dell'opportunità. Scriveva Bruno, non è possibile che tutti abbiano una stessa sorte, ma è possibile che a tutti sia ugualmente offerta. Questa è l'uguaglianza, l'uguaglianza nell'opportunità. E se questo non avviene, continuava Bruno, dipende, ascoltate, dalla inegualità, iniquità, ingiustizia di voi altri, che non fate tutti uguali e che avete gli occhi delle comparazioni, distinzioni, imparitate ed ordini, con gli quali apprendete a fare differenze. Da voi, dico, scriveva Bruno, proviene ogni inequalitate, ogni inequitate. Quindi ogni paese si merita pure i governanti che ha. Insomma, gli uomini, diceva Bruno, possono produrre le ingiustizie. Gli uomini possono e quindi devono rimuoverle. Allora, nel nome di Giordano Bruno, dobbiamo sentire il peso della responsabilità, che è la base dell'etica laica. Il laico dà fastidio perché solo con la sua presenza mette in difficoltà chi vive di connivenze, chi usa la sua ragione in maniera strumentale per fare soltanto affari, colui che non prova l'empatia umana, la sensibilità. E siccome ci sono tanti in questa piazza, anche se poi ovviamente ognuno ha le sue visioni del mondo, questo tema dell'empatia umana era molto caro a un grande estimatore di Giordano Bruno, che esaltava la natura, la fisicità, la corporalità, che è morto un anno fa, che è Massimo Fagioli. In omaggio, anche se abbiamo visioni poi diverse, ai tanti che vengono in questa piazza per Giordano Bruno. Allora, e poiché quest'anno, oltre che il 70° compleanno della nostra Costituzione, anche quello della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, una piccola parentesi, Bruno era nato nel 1548, quindi vedete, ci sono dei collegamenti, delle coincidenze chiaramente casuali. Allora, poiché anche il compleanno della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, di cui la forza motrice fu una piccola grande donna, Eleonora Roosevelt, ci siano di monito le sue parole. I diritti umani, scriveva Eleonora, nascono in piccoli posti vicino casa. Sono questi posti in cui ogni uomo, donna o bambino cerca la parità senza discriminazioni nella giustizia, nell'opportunità, nella dignità. Se questi diritti non hanno significato vicino casa, significano poco ovunque. E se non sono applicati vicino casa, non lo saranno nemmeno nel resto del mondo. Noi siamo i militanti di questi diritti umani, della libertà e della giustizia, perché laici, e orgogliosamente portiamo questo fardello. Allora, ed è quello, queste parole di Eleonora Roosevelt, ed è quello che ricordava Giordano Bruno, che ricorda quando scrive ad esempio negli Eroici Furori: niente giusto che non sia possibile, la vita vera sta nelle nostre mani. Grazie.